È uno dei più noti medievisti di fama internazionale, il professor André Vaucher, 81 anni, originario di Thionville, in Francia, è membro dell'École Française de Rome, di cui è stato direttore dal 1995 al 2003, docente ordinario di storia medievale presso l'Università di Rouen e di Paris 10e Nanterre, socio dell'Accademia Nazionale dei Lincei e membro di prestigiosi istituti, nonché autore di numerose opere. Il professor Vaucher è stato a Cremona nei giorni scorsi per tenere un paio di conferenze, una presso la sede della Fondazione Città di Cremona, l'altra presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali della sede di Cremona dell'Università di Pavia. Nel primo caso ha presentato il volume sul nostro patrono, Sant'Uomo Bono, in cui egli ha raccolto i suoi ultimi studi. Cosa ne è emerso? C'è di nuovo che ho pubblicato in questo volume le tre vite latine, le più vecchie del fine 200, fine XII secolo e 200, e così si può sviluppare l'immagine di Sant'Uomo Bono nel giro di un secolo che è stato decisivo per l'affermazione del suo culto e che è stato canonizzato dal Papa Innocenzo III, e questo ha portato alla diffusione della devozione nei suoi confronti. Uomo Bono è un santo ancora attuale? È attuale più di quanto pensavo all'inizio, forse che fosse solo attuale per i cremonesi, diciamo, perché la città viene sempre rimasto fedele al suo santo patrono, ma studiando la storia del culto ho scoperto che si era molto sviluppato in tutta l'Europa alla fine del Medioevo, in epoca moderna, e anche oggi rimane vivo in alcune zone, forse anche nel Sud America, dove è stato portato dai spagnoli e portoghesi nel 400. Quali sono dunque gli elementi che rendono tanto attuale Sant'Uomo Bono? Allora, attuale è il fatto che è stato un lavoratore, ma soprattutto un uomo d'affari, come si direbbe oggi, e questo interessa gli ambienti economici, finanziari. Per esempio, ho trovato sul sito internet un testo proveniente da un gruppo di traders, come si dice, quelli che lavorano nelle banche, sulle azioni, eccetera, e che ha preso Sant'Uomo Bono come padrono. Quindi una cosa che ci meraviglia un po', ma ci sono ancora delle persone che sono sensibili al fatto che lui, pur essendo un mercante, pur essendo ha prestato denaro, probabilmente si è fatto pagare degli interessi, ma tuttavia è riuscito a essere santo e a farlo riconoscere dalla Chiesa. Lei a Cremona ha parlato anche della storia e dello storico. Qual è il loro ruolo? Beh, il ruolo degli storici è di ricordare alla gente, a tutti, che non conta solo il presente. C'è la tendenza oggi al presentismo, cioè tutto quello che conta è il presente e non abbiamo a preoccuparci del passato né del futuro. È un'attitudine pericolosa, perché non siamo nati da niente, abbiamo un passato alle spalle e questo passato lo dobbiamo assumere, e ci ha influenzati anche se non ne siamo consapevoli. Quindi è meglio conoscerlo che rinunciarci, e che la nostra identità nasce da questo passato.